Presentato a Teramo il progetto da 9,4 milioni di euro denominato STREAM, una cooperazione transnazionale con l'obiettivo di sviluppare strumenti e piani condivisi per migliorare la gestione delle inondazioni nei territori interessati. In concreto il programma si articola in 5 linee d'azione, di cui una in particolare sviluppata dall'ADSU in stretta collaborazione con la Ruzzo Reti. Noi come compito istituzionale è quello del diritto agli studi, ma questo progetto oltre a dare valore in questo ambito con la realizzazione di borse lavoro per gli studenti, hanno anche una ricaduta sulla collettività, sul territorio per quanto riguarda queste situazioni climatologiche che ci veniamo a trovare oggi. È un progetto importanza che si è riuscito a intraprendere, a prendere, grazie appunto, come dicevo, alla collaborazione di più enti. Il progetto ambisce all'innovazione delle tecnologie e dei sistemi di allerta e di monitoraggio, al rafforzamento delle capacità di risposta dei servizi di emergenza in caso di inondazioni e la sensibilizzazione dei cittadini all'adozione di comportamenti corretti in caso di inondazioni. STREAM è finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia. Siamo stati onorati di essere stati scelti dall'ADSU appunto per questo progetto, che ha un impatto ambientale sul nostro territorio veramente molto alto, nel senso che noi purtroppo per conformazione storica abbiamo queste reti miste, significa che la rete fognaria non è solo costituita dalle acque nere come dovrebbe essere, ma purtroppo vi confluiscono anche le acque meteoriche. Questo comporta che nei periodi di particolari alluvioni o di bombe d'acqua vi sono degli sversamenti particolarmente violenti nei depuratori, rischiando di mandarli in tilt, e nei vari tombini, quando si vedono appunto i tombini che rigurgitano. Oggi i nuovi depuratori che abbiamo inaugurato da poco sono in grado anche di impattare rispetto a questa situazione, però certo è che non sono su tutto il territorio, quindi è importante arrivare a un'attività di prevenzione. Questo progetto è un'ottica di prevenzione perché aiuta a mappare appunto il territorio, a capire dove sono i punti di maggiore sversamento e di intervenire su questa cosa. Quanto tempo ci vorrà per attuare questo progetto? Beh, il progetto è già in corso, gli studi sono già in atto, quindi era triennale, siamo già un ottimo punto.